È stato faticoso, ma sono soddisfatto. Così il sindaco di Monte Argentario, Franco Borghini, traccia il bilancio ad un anno dal suo insediamento. Siamo soddisfatti perché tutto quello che avevamo promesso di fare abbiamo cominciato a farlo. Non tutto ovviamente si è concluso, abbiamo ancora quelle pagine aperte che ho detto in conferenza, Aeronautica, Cala Galera, che sono ancora in itinere, però insomma quello che è stato fatto era in linea con quanto promesso e quindi siamo coscienziosamente soddisfatti. Allora, questo multipiano, a quanto pare, questi tre piani, insomma, potrebbero essere bocciati dalla soprintendenza. E allora, visto che a No, Porto Santo. Ecco, ci no, no, spieghi. no, no, no. Questi tre piani potrebbero essere bocciati se riproponessimo che sulla copertura del tetto ci sia realizzato il campo sportivo con le relative strutture, tribune e quant'altro. Senza di quelle la sovrintendenza, sentita così informalmente, aveva dato la disponibilità all'approvazione del multipiano. Eccedeva rispetto alle loro previsioni questa struttura sul tetto, ma altrimenti non credo che saranno problemi per l'approvazione. Anche perché senza queste sovrastrutture poi tre piani di parcheggi non arrivano a 10 metri di altezza, sono a 9 metri. I Quindi parcheggi servono un po' come l'aria. i parcheggi servono tanto a Monte Argentario, anche soprattutto a Porto Santo Stefano, perché non dimentichiamolo, è il posto dove si parte per andare all'Isola del Giglio e molti che vanno all'Isola del Giglio vengono con le macchine ovviamente e devono lasciarle qui. Quindi noi, specialmente nel periodo estivo, dobbiamo dare risposta ai nostri residenti, ai nostri ospiti e anche agli ospiti che vanno al Giglio. Per cui insomma diventa un movimento importante, insomma. Venendo alla questione appunto di Porto Ercole e Cala Galera, che insomma ha sicuramente fatto anche molto scalpore sui quotidiani, lei ha detto che se il TAR dovesse dare ragione insomma, agli attuali gestori, farete il ricorso al Consiglio di Stato, viceversa, se invece la ragione fosse della sua amministrazione, partirebbe il bando di gara. Assolutamente, se il TAR dovesse dare ragione a noi, noi abbiamo già predisposto una bozza che dovremmo integrare e entro la fine dell'anno faremo partire il bando di gara per la ricerca di un nuovo concessionario che non es possa essere escluso automaticamente che sia anche il vecchio, che riproponendosi come concorrente potrebbe anche rivincere, però non ci sarà l'automatismo di continuare per altri anni con lo stesso concessionario. Lei non vuole essere definito il sindaco del silenzio, perché lei dice che comunque questa nuova impostazione, insomma, di questo territorio dà ragione alla sua amministrazione, insomma, ha riscontri positivi. Io ho riscontri molto positivi, poi il silenzio. Io sono il sindaco contro la confusione e soprattutto contro l'inutile confusione, perché come ho detto le uniche manifestazioni che ho cercato di contenere sono quelle che praticamente erano autoreferenziali, ce le cantavamo e ce le suonavamo. Non c'erano, io non ho tolto nessuna manifestazione che porti qui turisti da fuori a vedere, per esempio, Popcorn, i balletti di settembre internazionali che portano anche turismo perché vengono da fuori a vedere i film, i corti, a vedere i balletti. Quelli li ho lasciati. Ho soltanto cercato di contenere quelli dei balletti locali che avevano come pubblico soltanto i familiari di chi ballava. L'agosto è, non dico alle porte, insomma, manca un mesetto, ma ovviamente il palio è come dire, la manifestazione principe, no, di questo territorio. Lei ha detto dopo 46 anni questi Sì, Guzzi i sono Guzzi stati. sono stati fatti nel 1976, quindi forse 43 anni. E li fece l'amministrazione, peraltro, della quale io ero vice sindaco, quindi sono legato ai Guzzi. Però non erano stati fatti più nessuna, non era stato fatto più nessun intervento di manutenzione, sempre promesso, e noi quest'anno abbiamo fatto fare praticamente i gozzi nuovi, perché si chiama manutenzione, ma le fasce laterali e anche quelle portanti sono state quasi tutte cambiate, quindi sono gozzi nuovi che verranno messi a disposizione del palio di Porto Santo Stefano e, contrariamente agli anni passati, poi non verranno più trasportate a Porto Ercole per fare il palio di Porto Ercole, perché anche questo stress di caricare, portare, andare e venire creava imbarazzo. Perché a Porto Ercole prenderemo 4 gozzi di plastica per consentire a loro di fare il loro palio nei giorni di Sant'Erasmo. E poi, insomma, l'amministrazione comunale finirà sui social, dobbiamo dire così, anche perché almeno questo difetto di comunicazione sarà un po'. Sì, devo dire che a me non è questa cosa che mi entusiasma troppo, sarà forse per una questione di età. Io i social non li amo,
ti devo dire che li detesto. E credo che siano abbastanza, soprattutto l'uso dei social che viene fatto sia abbastanza criticabile, però pare che sia la modernità e sia necessario usarli, ma li useremo soltanto per informare, non consentendo dibattiti, polemiche, commenti e quant'altro. Informeremo, lo stiamo già facendo l'informazione sul sito del Comune, porteremo anche su Facebook quello che già pubblichiamo sul sito del Comune. Però, ripeto, io sono uno che detesta i social, non ne vedo nessun vantaggio. Allora, rifacciamo quell'invito che facemmo un annetto fa a Jovanotti, no? E le sue radici, insomma, mi portano lì. Io gliel'ho fatto, ho cercato anche di trovare il suo, diciamo, produttore, ho avuto contatti con chi per lui organizza queste manifestazioni, per quest'anno non è stato possibile. Io mi auguro che per l'anno prossimo Lorenzo mi senta e ascolti questa mia, diciamo, questo mio appello, sì, chiamiamolo appello, per poter essere dei nostri per l'estate prossima.